Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo del risolutore all'interno di LibreOffice Calc. Ricordiamo che la maggior parte degli strumenti all'interno dei fogli di calcolo hanno la stessa logica. Ad esempio, quindi, capendo la logica del risolutore per LibreOffice Calc, si capirà la logica anche per il risolutore all'interno di Microsoft Excel. Che cos'è il risolutore? È uno strumento un po' complesso, è uno strumento che consente ad una persona di gestire o un proprio budget, o un proprio bilancio, o una serie di entità o di risorse professionali e aziendali rispettando una serie di vincoli. I nostri esempi sono molto semplici, qualcuno potrà dire ma potevo farlo diciamo a mente con carta e penna, ma bisogna tener conto che questi strumenti vengono a livello aziendale spesso applicati su fogli di calcolo molto complicati e l'utente umano ad occhio non riuscirebbe a risolvere questa tipologia di problemi. Quindi ricordiamo che il risolutore è uno strumento dei fogli di calcolo che consente di ottimizzare una serie di entità o di risorse aziendali rispettando dei bilanci, dei budget, dei vincoli. Facciamo quasi prima a descriverlo immediatamente all'interno del nostro foglio di calcolo. Troverete tanti esempi diversi in internet. Diciamo, lo scenario che mi sono proposto io è quello del matrimonio e della lista di nozze. Ammettiamo che ci stiamo sposando e ci hanno dato come budget, ci hanno dato 10.000 euro, cioè ci hanno fatto la somma dei regali degli invitati è 10.000 euro. Inizieremo subito a chiamare queste entità con le etichette di testo che vengono utilizzate all'interno del pannello del risolutore, così dopo compilare il pannello del risolutore non sarà difficile. Quindi il budget viene definito all'interno del pannello, nella versione italiana ovviamente, valore di, poi vedremo perché. Facciamo un bello sfondo grigio e un grassetto. Che cosa significa avere un budget di 10.000 euro? Vuol dire che nella lista nozze noi qualcosa potremmo comprare e qualcosa non potremmo comprare, ovviamente, perché la lista nozze esubera i 10.000 euro in valore. Allora, scriviamo gli articoli, inventiamoci degli articoli, ad esempio i soliti articoli che ci sono all'interno della lista nozze, il solito plasma, poi la solita batteria di pentole, poi che cosa possiamo mettere? Un divano, beh, ovviamente il viaggio di nozze, il tablet che non manca mai, e poi mettiamo la macchina fotografica, ovviamente quella digitale o reflex, come volete. Qual è il prezzo del negozio all'interno del quale abbiamo messo la nostra lista nozze? Allora, scegliamolo qui, inseriamo come formato celle euro. Il plasma lo vogliamo pagare, non so, 1500 euro, la batteria di pentole la paghiamo, non so, 500 euro, il divano un pochino più, 2500 euro, beh, il viaggio di nozze è costoso, 5500 euro, il tablet 500 euro, la macchina fotografica, io direi altri 1500 euro. Vedete che per facilitare la risoluzione del risolutore io sto utilizzando dei prezzi interi, diciamo ogni 500 euro, di modo che possa essere in questo video utilizzato in maniera velocissima. Allora, che cosa farà il risolutore? Siccome vediamo che se noi selezioniamo tutto, già a occhio si vede che viene al di sopra dei 10.000 euro, il risolutore dovrà decidere quali articoli possiamo comprare, dato che abbiamo questo bel budget, lo facciamo azzurro perché è un valore positivo, di 10.000 euro, e quali oggetti non potremmo comprare. Che cosa si fa nel mondo informatico? Solitamente si chiama flaggare, cioè questo sì, questo no, questo sì, questo no. All'interno del pannello del risolutore questo viene indicato come riferimento di cella, cioè lui vuole sapere in quale serie di celle dovrà operare per decidere quali oggetti potremmo ricevere dopo le nozze e quali no. Quindi sto mettendo praticamente, oltre al nome del mondo normale, budget, flag, noi ci mettiamo il nome proprio del pannello dello strumento risolutore. Poi vedremo come funziona. Qual è il flag? Il flag noi ci mettiamo 1 se l'oggetto viene comprato, e il risolutore dovrà mettere 0 se l'oggetto non verrà comprato. Perché? Perché il nostro totale verrà semplicemente fatto
inserendo questa semplicissima formula, cioè moltiplicando il prezzo dell'articolo che potrei o non comprare con l'asterisco per il flag. E vedete, se noi copiamo e incolliamo con il trascinamento la formula e chiamiamo la cella totale come la chiamerà lui all'interno del pannello risolutore, cioè cella di destinazione, vedete che inizieremo piano piano a capire come funziona questo strumento, perché se io faccio il totale di tutta la lista nozze, di tutti gli oggetti che avrei voluto comprare con la solita formula, no, somma, vedete che il totale viene 12.000 euro. Noi ci mettiamo un evocativo sfondo arancione per dire che noi abbiamo praticamente sforato il budget. Vediamo, scriviamo qual è il nostro sbilancio o sforamento, chiamiamolo sforamento per essere più chiaro. Allo sforamento al nostro risolutore non interessa molto, quindi non gli diamo un altro nome particolare, ma soltanto per far capire come funziona questo strumento. Lo sforamento qual è? Semplicissimo, è sufficiente fare il nostro budget meno il costo totale della lista, che noi non possiamo permetterci, viene un'evocativa cifra rossa, noi siamo sotto di 2.000 euro. Quindi che cosa dovrà fare il risolutore? Il risolutore dovrà riportare la cella di destinazione, cioè il nostro totale, da 12.000 euro a 10.000 euro, il valore del nostro budget, eliminando lo sforamento di 2.000 euro. Come? Mettendo degli zero in quei articoli che non ci possiamo comprare. Perché? Perché quando metto uno zero qua, facciamo la prova, vedete, il costo è zero, e quindi in questa maniera lui dovrà riportare il nostro totale, cioè la di destinazione, da 12.000 euro a 10.000 euro, che è il nostro budget definito valore di, incidendo in quale serie di celle? Ebbene, in questa serie di celle che noi abbiamo chiamato flag, ma che lui chiama riferimento di cella. Chiamiamo in causa il risolutore, menu strumenti, ed ecco che c'è la voce risolutore. Adesso non è così difficile capire, perché vedete, lui ci chiede qual è la cella di destinazione, cioè qual è il valore che io devo riportare. Ecco, noi l'abbiamo chiamata cella di destinazione, è questo valore sforato. Al valore di che cosa? Lui ci chiede, ecco, l'abbiamo chiamato proprio valore di, a 10.000 euro, cioè noi da 12.000 euro che non abbiamo, dobbiamo ritornare a 10.000 euro. Ma tramite la modifica di quale celle sono, è la serie delle flag, togliendo l'1 e mettendo lo 0, cioè quindi suggerendoci di non comprarlo, a meno che qualche zia dell'ultimo minuto non arrivi e ci dica i soldi. Però bisogna mettere dei vincoli nel riferimento di celle, cioè noi dobbiamo dire che sempre questa serie di celle deve essere o 0 o 1, non è che possiamo comprare metà divano o un quarto di macchina fotografica. Quindi questa serie di celle dovrà essere maggiore o uguale a 0, e poi questa serie di celle dovrà essere sempre minore uguale ad 1. E la cosa carina, se noi ci dimentichiamo di dire che questa serie di celle dovrà essere un numero intero, lui ci farà comprare mezzo divano, tre quarti di macchina fotografica, la quale cosa non ha senso. Allora, che cosa abbiamo fatto? Nella cella di destinazione abbiamo messo il nostro budget sforato di 12.000 euro, all'interno del valore D abbiamo messo il nostro vincolo di budget che abbiamo 10.000 euro, all'interno dei tramite la modifica delle celle abbiamo messo la serie delle flag che dovrebbero essere trasformate in degli zero dal risolutore, e poi abbiamo posto questi tre vincoli in cui si dice che guarda, il flag può essere o 1 o 0, quindi maggiore uguale a 0, minore uguale ad 1, e deve essere numero intero. Lanciamo il risolutore, vediamo che cosa, c'è una grande suspense in questo video, che cosa ci farà comprare nella lista nozze e che cosa no. Vediamo. Ecco, vediamo che lui ha tolto, manteniamo il risultato. Vedete che lui adesso ha riportato il totale a 10.000, cioè paragonandolo a quello del budget. Che cosa ci ha tolto? Accidenti, ci ha tolto il tablet e ci ha tolto la macchina fotografica. Molto interessante, lui ci ha tolto parte del nostro asset informatico. Ha visto che 1.500 più 500 dava 2.000, lo sforamento era 2.000, e quindi lui ci ha tolto quei due oggetti. Come vedete, adesso il totale della lista nozze e il budget corrispondono e lo sforamento è uguale a zero. Se noi non avessimo messo
Vediamo, se noi non avessimo messo, sto andando all'indietro nel tempo, così potete vedere tutti i tentativi che ha fatto. Se noi non avessimo messo questo valore qua intero, guardate la cosa carina che il risolutore, se noi non avessimo inserito questo vincolo, l'avessimo tolto, il risolutore, guardate, ci avrebbe consigliato, vediamo, addirittura di comprare 0,33% della macchina fotografica. Ovviamente questo non è possibile, quindi ricordiamo, ritiriamo fuori il pannellino del risolutore. È uno strumento molto difficile, se però noi chiamiamo le celle con i nomi che indica nel pannello non è così difficile. Il nostro budget di vincolo viene chiamato valore di, mentre il totale che è sforato viene chiamato cella di destinazione e la serie di celle viene chiamato tramite modifica delle celle. Noi che cosa abbiamo riportato? Un valore esagerato di 12.000 euro che non avevamo al nostro budget di 10.000 euro tramite un vincolo flaggato, cioè facendo decidere a LibreOffice Calc se comprare o non comprare un prodotto, e quindi togliendo dal budget 2.000 euro e due oggetti. Rifacciamolo nuovamente perché lui qui deve dirci che è un numero intero. Risolvi, vediamo se cambia soluzione. Lui, la soluzione è sempre quella. Lui ha riportato 12.000 euro a 10.000 euro togliendo i due oggetti, la cui somma veniva 2.000 euro. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics in Analytics Italia.